pronti con il gol del secolo, il gol più bello della storia, che magicamente porta la firma di Diego Armando Maradona attraverso le parole che ora scopriremo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 gol, 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 quiero llorar, Dios santo, viva el fútbol, golazo, Diego, gol, Maradona es para llorar, perdónenme, Maradona en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego, Diego Armando Maradona, gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0. Rimandiamolo perché lo sentiamo in italiano adesso. La voce dello straordinario Daniel Martinez, che ha imitato, ecco, Maradona, stupendamente, aspetta, aspetta, ripartiamo. Ha imitato stupendamente, lui è stato grande allievo di Victor Hugo Morales, il grande relatore uruguayano che ha fatto questo gol, quasi dimostrando che se Dio esiste era quel giorno nell'Azteca, per il gol di Diego e per il relato di Victor Hugo, che io ho tradotto male. Dai, daccelo in italiano, che sei un cerco grande. Di farlo il meglio possibile, giuro. Vai, tranquillo. Va. Ecco a Maradona, la presa 2, calpesta il pallone Maradona, parte di destra il genio del calcio mondiale, lascia la scia e va a giocare per Burruchaga, sempre Maradona, genio, 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 ta 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 ta, gol, gol, voglio piangere, santo Dio, viva il calcio, golazo, Diego, Maradona mi viene da piangere, perdonatemi, Maradona in una corrida memorabile nella giocata di tutti i tempi, aquilone cosmico, de quale pianeta sei venuto per lasciare sulla strada così tanti inglesi per far sì che il paese sia un pugno chiuso che urla per l'Argentina, Argentina 2, Inghilterra 0, Diego, Diego, Diego Armando Maradona, grazie Dio per il calcio, per Maradona, per queste lacrime, per questo Argentina 2, Inghilterra 0. Ma poiché le emozioni non sono finite, Daniel, che era impegnato al Principato di Monte Carlo, è venuto apposta per regalarci un'emozione e ci regala un minuto e mezzo di una lettura. Quale, Daniel? Allora, di Victor Hugo voglio dire solo una cosa, Umberto, e grazie a tutti. Io mi emoziono ancora, come si emozionava Victor Hugo, come sicuramente Daniel, come tutti i napoletani. Io dico che le grandi geste eroiche hanno bisogno di chi la racconta perché esista. Borges, un grande scrittore argentino, Jorge, certo. Luis Borges, scrive che nella battaglia di Maldon, che ci è arrivato senza l'inizio, senza la fine, sul 1000 nella vecchia Inghilterra, un contadino soldato che era obbligato ha detto al suo figlio: figlio, moriremo tutti, ma questa parte tu la devi raccontare, sei il miglior guerriero, ma devi andare fuori, perché la gesta ha bisogno anche del raccontatore. E c'è stato Gianni Minà, che abbiamo tutti ricordato, e un giorno credo che deve esserci qua Victor Hugo Morales, perché come lui ha raccontato, Diego Armando Maradona, pochi altri lo hanno fatto. Minà e Morales, due grandissimi narratori accomunati da un unico grandissimo applauso. Dacci questa chicca volante, perché dobbiamo veramente volare come Peppe Savoldi sulle palle alte. Questo molto raggio l'ho tradotto. E ricordate il film che si chiama Il segreto dei suoi occhi, no? Lo ha scritto Eduardo Sacheri, un grandissimo scrittore argentino. Noi abbiamo, lo sa bene, la pluma di Daniel Arcucci qua a mio lato, e lo può testificare. Abbiamo un amore grande per raccontare poeticamente anche questa passione che abbiamo gli argentini, e in questo ci uniamo tanti con l'italiano. E lui ha scritto una cosa fantastica su quel gol, e sulla importanza, e non poter misurare Diego
come si misura qualsiasi essere umano. E dice sì, parlando dopo quello che erano morti, no? Dice: perché la ruberia andava bene, quello che ha fatto con la mano, ma era poco, perché il loro derubarci era troppo grande, quindi era necessario umiliarli per bene, immortalarli così per ogni occasione in cui quel gol sarebbe stato visto ancora e ancora e per sempre in ogni angolo del mondo. Loro tramortiti, loro arrivando in ritardo alla giocata, loro guardando mentre cadono a terra, loro sprofondando definitivamente nella sconfitta piccola e calcistica e assoluta ed eterna e indimenticabile. Quindi, signori, mi dispiace, ma non chiedetemi che lo giudichi con lo stesso metro con cui dovrei giudicare gli altri mortali, perché io gli devo questo due gol all'Inghilterra. L'unico modo che ho per ringraziarlo è lasciarlo in pace con le sue cose, perché dal momento che il tempo è stato così stupido di continuare a scorrere, dal momento che ha scelto di accumulare tanti presenti volgari oltre a quel presente perfetto, almeno devo avere la onestà di ricordarlo per tutta la vita, perché io conservo il dovere della memoria. Grazie a Daniel Martinez. Vieni Daniel, che ti premiamo, meritatissimo. Che grande emozione che ci ha donato. Ma io voglio un applauso di quelli veramente caldi. Il gol del secolo raccontato dallo straordinario Daniel Martinez. Congratulazioni Daniel. Grazie.